Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma ti sei... ok. Benvenuti in questo nuovo video, siamo in compagnia di Giulia Salimirria, ovvero mia sorella. E oggi risponderemo a delle domande scomode, ovvero a un mai. Delle domande con la testa al contrario, così stiamo scomodi. Peggiore sì. Battuta dell'anno, wow. Bravo, hai vinto il Guinness dei primati. Pronto, si gira. Ti piacciono? Si gira. I boxer dei Simpsons. Si gira. Guardate i miei boxer dei Simpsons. Si gira. Basta. Iniziamo subito con la mai. Saranno 7 domande come Cristiano Ronaldo. No. Massimiliano. Iniziamo. Io mi sento già a disagio. Avremo un foglio, come hai visto, che c'è scritto sì, sì e no. Sì, sì e no. Sì, iniziamo. 7 domande. Sì, iniziamo da... Hai mai fatto pipì o la cacchetta in mare? In mare. La pipì sì, la cacca no. Io sì e sì, raga. Sì e sì, la vita è una. Viviamola. Ho fatto la cacca in mare. Vabbè, la persona orribile. Vabbè, la pipì è più una domanda a chi è che non ha mai fatto. Cioè, più non hai mai. Vabbè, ma perché poi è comodo. Cioè, mi dispiace per i pesci, però non sono mai morti per questo. Non lo sai. Ma scopriamo che... Non lo sai. La causa della morte più frequente è la pipì. No, però ti racconto la roba di quando ho cagato nel mare. No. No, sì, no. Sì. Avevo 8 anni, probabilmente, no, non so dove. Eravamo perché te lo ricordo, l'ha segnato sul diario. Non lo so, ma ti ricordi quando in vacanza dovevamo prendere Ricci? Che eravamo con la nonna, come si chiamava? Sanremo. A Sanremo eravamo andati. A prendere Ricci. E lui è andato al posto che prendere Ricci, è andato a no, ho preso anche Ricci. Ho preso anche Ricci, ma sono andata a largo e ho fatto plof. Ma sei una persona orribile. Non si fa plof nel mar. Ho fatto plof. Ci sta mare fuori. Hai mai vomitato in pubblico? Allora, anche qua, prima una domanda. Dai, fino a fare la domanda. La domanda è: in pubblico è inteso per più di una persona o anche se una persona significa in pubblico? Cioè, no, visibile pubblica. O in pubblico significa massa collettiva? No, vabbè, con una persona che non conosci. Cioè, con davanti a una persona che non conosci. Prenditi il tuo tempo, adesso un po' di suspense o... Mazza che suspense. Anch'io, sì. Sì, mica quando ho avuto là tipo il virus intestinale che vomitavo dovunque, sboccavo davanti a tutti. Perché io sono stato ricoverato 3 volte nella mia vita e sboccavo dovunque. Perché c'è lo stomacchino debole. Mi chiamo, cioè lo sbocchino di cammello, sembravo tipo wow. Questa cosa non è tanto carina. Vabbè, comunque, quello. E ultimamente è venuto pure una fitta alla pancia distruttiva, tipo qualche giorno fa. Quindi pensavo che fosse quello. Però... Bro, se ti muovi, il computer non si spegne. Vabbè, quanto manca? 2% a volte. Vabbè. Hai mai avuto una cotta per un professore? Olè! Io sempre sì. Io sempre no. E io sempre sì. Tu chi? Quella alle frassate, non dirò. Chi era? Chi era? Chi era? Io la conosco. No, non so come si chiama, non mi ricordo. Ma come no? Però era l'italiano, era l'italiano. Non so chi sia. Ma è stata la prima, quando ha sostituito l'altra che aveva 2 bocce questa. Mamma mia, bellissime. Mi dissocio. Aveva anche un big bunda, aveva pure un big bunda la bro. Io mi dissocio completamente da questa sessualizzazione. Ok, te no? Io no. Vabbè, avrei avuto tutti i vecchi ringrinziti. Hai mai conosciuto una persona? Hai mai baciato una persona che hai conosciuto la stessa serata? Olè! 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 Sì! No! Sì. Wow! Vabbè, più o meno di sabato. Comunque ci hanno fatto apposti a noi due. Vabbè, lei vuole fare la figa adesso, dice no, io no. No, davvero io no. Vabbè, comunque io sì, praticamente ogni sabato. Quindi, wow, sì. Ragazze del sabato sera andate da Luigi. Sì, perché si viene solo il sabato sera. Ormai il mio Ritz è illuso proprio. Cioè non so più fare, non so più rimorchiare una tipa, ragazzi. Deve essere per forza il sabato sera. Dico, il sabato sera mi sveglio. Hai mai provato qualcosa per altri influencer? Oh, aspetta, vediamo un attimo cosa sta registrando questa.
Sta registrando. No, ti prego. Posso, sta registrando. Wow! Sì! Sì. Sì. Se aspetta il mio al contrario. Sì. Sì. One eternity later. Vai, dì il tuo. Vabbè, ovvio, io ho avuto una relazione con un altro influencer. Che? Con Matt. Vai, dici di più. Con Ergi. Dici di più. E con Dani. Cioè, sono tutti influencer. Assurdo. Cioè, poi mi sono piaciuti anche altri ragazzi, ma le uniche relazioni che ho avuto sono state... Sì, qua ha detto, hai mai avuto qualcosa per... Cioè, hai mai provato qualcosa per altri influencer? Quindi, oltre questi tre... Vabbè, ma non ti... Tu hai... La domanda è sì o no, non gli elenchi. Sì, però, sì, dopo devi spiegare, cioè, sennò non serve a niente. Te l'ho detto, ho avuto la relazione per cui, cioè, no, l'ho provato per forza qualcosa. Se non fossero i tuoi ragazzi, hai mai provato qualcosa per qualcun altro influencer? Ma probabilmente attrazione, sì, però... Chi? Un nome. Giulia Salerno. Un nome di un maschio. Perché per forza un maschio? Perché per forza una femmina? Dai, un maschio! Qua vogliamo un po' di spicy. No, non te lo do lo spicy. Mamma mia. Vabbè, io sì, però, cioè, capito, mai messo con un influencer. Ma hai messo un influencer e una persona che mi attrae molto su TikTok è... Lisa Lupetta. No, assolutamente no. Però è fidanzata, quindi no. Chi? No. Chi? Mettiamo una non fidanzata. Appello a... Chi è quella fidanzata? Chi? Lo so. No, non è quello che pensi te, non è da stampa. Verità tutte, siete tutte belle, ragazzi. Però non vi posso dire. Il grande paraculo, però... aveva detto per forza di fare i nomi. Vabbè, siete tutte bellissime, quindi sarei tutto innamorato, cioè sarei innamorato di tutte voi. Quindi direi tutte. Però ricordatevi che è una fidanzata. Ed è grande, maggiorenne questo. Dopo te lo dico. Vabbè, allora. Ah. Anche Yasmin Barbieri, vabbè, Yasmin Barbieri si può dire, dai. Yasmin Barbieri. Bella lei. Veramente una gran figa. Mi è venuta anche in mente. Veramente una gran figa, pure 2005. Io dico sì. Sì, anch'io. Sì. Sei mai stato lasciato da qualcuno? E perché? No, che domanda brutta. No, no, hai mai lasciato una persona senza motivazione? Questa potrei rispondere sì io. Ma che cosa fai? Ma cosa vuol dire senza motivazione? Senza motivo, cioè ti sei messo e poi di punto in bianco ti sei lasciato. Vabbè, che vi siete detti... Che vi siete lasciati. Io gli ho detto, no, non ti voglio più perché non più vuoi. No, io non l'ho mai fatto. Io sì, ragazzi, io sì. Io sì. Io sì, veramente brutta persona sono, ma perché letteralmente non ho... Infatti da quella relazione non ho più... Non mi sono più messo insieme a nessuno perché non ho più le rotelle a posto per fare una relazione. Tu non hai mai avuto le rotelle a posto? Una volta ero molto più innamorato delle persone. Ero molto sdolcinato una volta. Ma per cortesia. Te? Io no, ti ho detto. Non ho mai lasciato qualcuno così a caso. Hai mai pensato di fare robe losche in... Cioè, aspetta, devo pensare alla domanda. Mi ha chiesto di verbalizzare, hai mai fatto pensieri impuri su qualcuno che era tuo amico o amica? Ok. E io dico sì, perché le persone non nascono, cioè non diventano subito fidanzate. Prima sono amici, poi sono fidanzate. No. No, che non c'entrano i tuoi tre ragazzi, cioè i tre ragazzi che ha avuto. Beh, sì. 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 Un po' espandi questa... Questa sì, immaginazione. Ma che ti devo raccontare? Io dico sì, fine. Ma con chi? Ma non posso, secondo te lo vengo a dire. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, Giulia, abbiamo capito che non vuole lasciare dichiarazioni importanti. Ma non c'è lasciate dichiarazioni importanti. Quali? Io le vedo le dichiarazioni importanti. Io non vedo nessuna dichiarazione importante. Quindi, ragazzi, il video si può concludere qua, è stato un fallimento per quanto riguarda Giulia. Perché cosa voleva fare? Gli scoop? Volevi trovare le cose da mettere su e boh. Sì. E niente, fallito, ragazzi, quindi saluta te fallito. Almeno. Ragazzi, Luigi non sa neanche chiudere il video, vi saluto. Lasciate un like,
lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Grazie mille per la visione. Wow!